Eccoci, ciao Romolo. Ciao Luca. Ciao, benvenuto. Grazie, grazie a voi per l'invito. Allora, guarda, brevemente faccio un'introduzione su quello che è Give Me 5 Minutes per le persone che magari si stanno connettendo adesso. Aspettiamo che si connettano un po' di follower e per quelli appunto che non ci conoscono, così faccio capire un po' il contesto. Poi ti introduco così le persone che ci seguono capiscono chi sei, anche quelli che non ti conoscono. E poi passiamo all'intervista con te questa sera, ok? Ok. Allora, intanto vabbè, do il benvenuto a tutti quelli che si stanno collegando. Questa è una nuova puntata di Give Me 5 Minutes. Io sono Ludovico Busetto di Marketers Academy. Give Me 5 Minutes è un format che abbiamo lanciato ormai circa 2 mesi fa, quindi in piena emergenza coronavirus, diciamo. E noi come Marketers Academy siamo stati colpiti in particolar modo perché organizzando eventi e corsi di formazione in ambito digital, ovviamente il fatto di non poterli fare di persona ci ha scombinato proprio le carte. Quindi abbiamo dovuto reinventarci anche noi, pur essendo un gruppo, un'organizzazione molto digitalizzata. Però il fatto di creare dei contenuti e parlare con il nostro pubblico totalmente online, quindi venendo a mancare la parte fisica, ci ha fatto un po' ragionare su quello che potevano essere dei nuovi modi di rimanere in contatto con la nostra community. Questo di Give Me 5 Minutes è proprio uno dei modi che abbiamo trovato, quindi delle interviste brevi con degli esperti, degli influencer, dei manager. Abbiamo sentito professionisti di tutti i tipi, proprio per capire come è stato impattato il mondo del lavoro, il mondo del marketing e della comunicazione, in particolar modo dal coronavirus, da questo periodo di difficoltà. La cosa interessante è che tutte le persone che ci seguono in diretta poi possono fare le loro domande e a fine intervista, insieme all'ospite, cercheremo di rispondere a quelle più interessanti. Allora, senza perdere altro tempo, introduco l'ospite di questa sera. Abbiamo qui collegato con noi Romolo Guerreri. Di nuovo, buonasera e benvenuto, Romolo. Grazie per partecipare. Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito. Allora, per chi non ti conosce, cerco di essere super sintetico perché la tua biografia professionale è incredibile, davvero. Esagerato. No, però, allora, intanto sei un uomo, quindi posso dirlo, sei del 90, quindi comunque molto giovane. In piena età, diciamo, della nostra community, del nostro gruppo, però pur essendo giovane sei stato attore, o sei, insomma, sei stato e sei attore, sceneggiatore, produttore, insomma, comunque una vita passata dietro e davanti la telecamera, e nel mondo della pubblicità, del cinema, delle serie TV, quindi un mondo che tutti noi guardiamo da consumatori. E però in realtà conosciamo magari molto poco di quello che c'è dietro, no? Di tutta la parte produttiva. E effettivamente è super interessante averti qui con noi questa sera perché ci puoi dare una testimonianza che per noi comunque è abbastanza nuova. Cioè il fatto che tu abbia partecipato sia come attore che poi come appunto produttore e di quello che poi adesso ci racconterai di cosa ti occupi nello specifico, ci permetterà di avere una visione abbastanza concreta di quello che è il mondo. Un mondo che tutti noi appunto osserviamo in maniera magari da fruitori, ecco. Quindi dici in 2 parole di cosa ti occupi nello specifico, così evito di magari raccontare qualcosa che non conosco propriamente. Allora, diciamo che full time io lavoro in una società di produzione cinetelevisiva di Milano, una delle più grosse in realtà, che si chiama 302. Siamo specializzati soprattutto in prodotti di intrattenimento. Colorado è stata una delle nostre, diciamo, pietre miliari, ma facciamo anche lo sport, tutte le partite di Serie A, anche di UEFA Europa League, Champions League. E poi contenuti scripted, e quindi serie TV, film, che è poi il mio core business, diciamo, la parte dove io sono coinvolto. Nello specifico, poi io, avendo alle spalle degli studi di ingegneria gestionale, quindi fondamentalmente economici, ho iniziato a occuparmi fin dall'inizio di valutazione economica e fattibilità dei progetti, che voleva dire da leggere il soggetto, l'idea di una semplice serie TV, fino anche a una invece più completa sceneggiatura e capire qual era la fattibilità della cosa, quale sarebbe stato l'eventuale costo complessivo a livello industriale e quindi il prezzo di vendita, diciamo, al coproduttore piuttosto che al broadcaster, network, piattaforma. Adesso ormai sono talmente tanti gli Certo. interlocutori che
E poi anche l'analisi dei costi, perché come si può immaginare i budget di serie televisive e film sono importi sostanziali, sostanziosi, che però vengono, diciamo, vengono sfruttati in un lasso di tempo molto breve, per cui ci deve essere un controllo di gestione estemporaneo, quasi day by day, per cui serve un team ad hoc che segua diciamo quella che è appunto lo stato avanzamento costi, perché vengano prese anche in itinere delle decisioni che siano ottimali anche a livello economico. Quindi rispetto magari al planning che è stato fatto inizialmente, esatto, comunque le cose poi possono cambiare. Assolutamente sì, perché poi è un tipo di business, soprattutto quello, il set vero e proprio, che ti espone a una quantità di imprevisti impressionanti e che tutti corrispondono poi a dei costi veri e propri. Sono sicuro che sarai pieno di aneddoti che magari in un'altra Give Me 5 Minutes ci racconterai. Sì, Give Me 5 Hours probabilmente. Give Me 5 Days. Ma guarda, viviamo in un periodo di imprevisto, perché questo è il più grande imprevisto che si potesse non prevedere, e di conseguenza ci sono tanti set, film che sono stati interrotti, o peggio ancora, e questa è la situazione peggiore, poi magari la analizziamo più nel dettaglio, film che sono stati industrialmente prodotti, quindi pronti all'uscita, quindi sei al 100% dei costi ed è il momento poi di andare a vedere i primi ricavi, sperare di averne a qualcuno, e non puoi uscire al cinema. Certo. E no, quindi hai sostenuto che... tutti i costi senza avere le revenues, che è, penso, la situazione peggiore per qualsiasi imprenditore. O almeno sei costretto a congelarle per un momento, perché poi... Sì, sì, assolutamente sì. Poi il punto è che è un tipo di business che fa molto affidamento su fiduzioni bancarie piuttosto che investimenti da brand esterni che sfruttano quello che è chiamato il meccanismo di tax credit esterno, per cui sono investimenti diretti, ma anche lì mirati a un determinato periodo, che se vengono congelati hanno delle ripercussioni di tipo economico. Immagino, questo è chiaro. Quindi a livello, diciamo, più legato alla produzione invece, che effettivamente ci sono, io da primo fruitore di serie TV o comunque di film, mi sto chiedendo, tra l'altro, cioè lo vedo in prima persona, ma lo vediamo tutti, perché io ho un sacco di amici con cui commentiamo queste cose. Effettivamente abbiamo visto che da un lato ci sono serie TV che sono state interrotte proprio perché magari avevano girato 7 episodi, mancava l'ultimo, oppure ne mancavano pochi. Guarda, un esempio su tutti: la serie TV al momento più vista al mondo, che è Stranger Things, è stata interrotta dopo una settimana, credo, di riprese, per cui questo ti dà le proporzioni della cosa. Ma in più un'altra cosa che infatti io non avevo previsto, poi questo qua è veramente pur parler, perché dopo andiamo poi nel sodo, sì. No? In realtà anche tutta la parte del doppiaggio, per dire, o comunque era una cosa che effettivamente magari non ci pensavi, perché ok, prendiamo delle produzioni che magari dall'America arrivano con un po' di ritardo, quindi un po' di mesi di autonomia ce l'abbiamo, però lo stesso doppiaggio è stato comunque rallentato, se non interrotto. Sì, lì è stata una questione di sicurezza a livello locale, ovviamente, e soprattutto è stata una richiesta da parte dei doppiatori, perché poi è un tipo di lavorazione e di interazione all'interno del processo produttivo che si vede a lungo periodo, nel senso che i prodotti che noi abbiamo visto nelle ultime 3-4 settimane non doppiati erano prodotti che magari dovevano essere doppiati a inizi di marzo, per cui era Certo. proprio nell'exploit della pandemia. Lì c'è stato giustamente, secondo me, Un una blocco. richiesta da parte dei doppiatori e direttori del doppiaggio di frizzare Chiaro. le lavorazioni fin tanto che non si sarebbe Quindi capito. tu come la vedi adesso nel prossimo futuro, nel prossimissimo futuro? Cioè, il fatto comunque di queste regole del distanziamento sociale, controlli, anche proprio la produzione, nel senso anche un attore, come lo vedi? Cioè, come ruolo, come Guarda, allora, professione? ci sono diverse strade ancora in valutazione, nel senso che leggevo proprio poco fa, per prepararmi a questa nostra chiacchierata, che addirittura alcuni paesi stanno reagendo in modo diverso, e quello, ovviamente è inutile girarci attorno, quello principale, poi gli Stati Uniti, la California, perché è lì che è un po' Certo. business vero e proprio in termini anche di dimensioni economiche. E è attesa per oggi pomeriggio, fuso orario americano, il discorso del governatore della California, che deve dare un po' le regole base per farla, per
permettere la ripresa di Hollywood, e probabilmente alcune di queste regole saranno impedire scene d'amore, scene con baci e scene di risse o di eccessivo, diciamo, avvicinamento fisico. Capisci che crolla metà del cinema. Beh, con queste sì. Regole. Viceversa, ci sono situazioni invece, chiaramente magari in paesi meno colpiti, dove si creano come sempre dei piccoli paradisi. Un esempio è, per esempio, la Lettonia, dove in pieno esploa appunto della pandemia, quindi a metà marzo, un regista italiano, peraltro, che era Borrelli, ha terminato, seguendo ovviamente delle rigide regole di sicurezza, ci mancherebbe altro, ha terminato un film, un colossal, lì, con Mickey Rourke protagonista. Perché si sono autoimposti delle regole. Cioè, la Lettonia si riscopre il paese di produzione cinematografica. Ma sai, tanti paesi del nord, soprattutto del nord Europa, che eccezione fatta per il Regno Unito, hanno, diciamo, hanno avuto un'esperienza minore rispetto ai paesi del sud dell'Europa, si stanno prefiggendo come appunto paradisi per il cinema, e già iniziano delle prime campagne comunicative di paesi come l'Islanda, che si propongono come appunto posto felice per poter avere. È chiaro che poi la produzione dovrà essere limitata a un certo tipo di film, perché ovviamente non potrà essere. Diciamo, quello è l'altro lato della medaglia, nel senso che chiaramente questo potrebbe influire, come nel caso americano, se dovesse essere confermata questa ipotesi, influisce sul contenuto, cioè su quello che poi è realmente l'oggetto di tutto il business, no? Allora direi che è il caso di iniziare con i nostri 5 minutes, con la nostra intervista, visto che mi parli di contenuto e io ho qualche domanda sul contenuto, non potevo non fartela. Tra l'altro, cioè, ripeto, sei un professionista abbastanza tipico per la nostra community, diciamo, quindi cercherò di dare degli spunti rispetto a quello che è il tuo mondo, che però possono poi essere utili anche a tutte le persone che magari ci seguono. Guidami, no? Tu. Fai di me. Allora, io faccio partire come al solito il mio bel cronometro di 5 minuti, che poi puntualmente sforeremo, ma ci proviamo ogni volta, quindi via. Allora, la prima domanda che ti faccio, Romolo, è legata al cambio di strategie editoriali che c'è stato in questo periodo. Quindi, chiaramente la quarantena, così come tutte le regole di distanziamento di cui abbiamo parlato fino adesso, ha riportato comunque in auge la televisione, o comunque nel senso di tutto il sistema audiovisivo, no? Quindi a livello di trasmissione di fatto verso la popolazione, verso le persone. Questo soprattutto forse in alcune fasce di età, magari qua mi dici tu, sì, se effettivamente ha avuto più impatto su alcune fasce di età e meno su altre. Ma quello che volevo chiederti in particolare è se secondo te cambieranno le linee editoriali di network e delle piattaforme alla luce di questo. Piattaforme che ce ne sono veramente ormai un'infinità, si fa addirittura fatica anche a scegliere, a selezionare, no? A quale riferirsi. Però come vedi il futuro di queste piattaforme e dell'offerta proprio che verrà offerta? Certo. Beh, allora, diciamo, innanzitutto bisogna anche essere realisti e sperare, ma essere abbastanza fiduciosi che sia così, che sia tutta una situazione temporanea, che non sarà così per sempre e che si potrà tornare alla normalità. Quindi io credo che in realtà la domanda sia cosa sarà nel prossimo anno, cioè quali sono i contenuti che adesso a tutt'ora nessun set è ancora ripreso le attività, che io sappia, fatta eccezione per i programmi di intrattenimento e di informazione ovviamente. Per cui cosa si potrà fare da qua a un anno, e quindi da qua a un anno e mezzo usufruire? E questa è la domanda principale che si sta facendo a tutto il settore, perché probabilmente le regole saranno magari in Italia meno impattanti rispetto a quelle che abbiamo appunto citato, per esempio negli Stati Uniti addirittura nessuna scena d'amore, di baci. In Italia non si sta immaginando una situazione di quel genere, però sicuramente si immagina una gestione del set e di tutta la troupe, che sono una media di 100-120 persone che lavorano a stretto contatto in talvolta anche in locali molto piccoli, per cui il distanziamento sociale salta certo, quindi a livello come cambieranno proprio le linee editoriali di questi network secondo te, dove si, perché effettivamente cioè, è un momento proprio di... Ma io ti faccio un esempio concreto che è già successo, nel senso che già a metà marzo Rai ha ripensato i suoi tre canali principali, che sono Rai 1, Rai 2 e Rai 3,
dividendole proprio per tipologia di contenuto e per quindi target di riferimento. Ed è stato totalmente dedicato il Rai 2 all'informazione nei confronti dei bambini, perché ovviamente il problema, io per fortuna non ho ancora figli, il problema principale però di tutte quelle famiglie che avevano i figli a casa era come quella componente di intrattenimento alla certo. Che non fosse però un intrattenimento fine a se stesso, perché mancava invece la componente educativa della scuola. Per cui si è pensato delle fasce, sono state pensate delle fasce d'orario con contenuti educativi per i bambini che fossero anche di intrattenimento, di modo che il genitore potesse essere per qualche ora alleggerito della sua funzione di genitore, ma nel frattempo il bambino compensasse quella lacuna che era stata lasciata invece dall'e-learning e dalle lezioni remote. Quindi, secondo te, quello, sintetizzando, sicuramente puntare su diciamo un'idea di edu-learning, edutainment e poi differenziare magari anche la propria offerta su più canali, su più direzioni, targetizzando in maniera molto più specifica, potrebbe essere forse una strategia. Sì, anche perché i canali principali, ovviamente con target misto, o chiamiamoli generalista per usare un termine anni 90, chiaramente sono stati saturati da contenuti relativi alla pandemia, che fossero anche di informazione, contenuti che ovviamente, se non addirittura inaccessibili, quantomeno erano inappetibili a target più bassi. Certo. Per cui secondo me sì, siccome la funzione appunto che giustamente dicevi tu della televisione, che aveva magari qualche anno fa e che secondo me tornerà ad avere, che è quella dell'intrattenimento nelle fasce più giovani, diciamo indirizzerà i prossimi investimenti verso dei contenuti kids, che quindi torneranno a essere, anche se non hanno mai smesso di essere centrali negli investimenti di questo tipo, e sicuramente su un tipo di edu, come dicevi tu giustamente tu, edutainment, perché effettivamente combina le due cose, anche perché, e qui mi collego magari a un punto che trattiamo dopo, i contenuti educational o comunque documentaristici hanno una produttività intrinseca più semplice rispetto a quelli che sono i problemi attuali, nel senso che un documentario ha un tipo di set o comunque di approccio che chiaramente non si pone neanche il problema della scena del bacio, per farti l'esempio. Infatti, a proposito di documentari, ho visto tra l'altro anche un commento che è arrivato qui nella chat da Nirchiop Nicola, che non so se conosci. Sì, conosco. Infatti, perché vedo che ti dava confidenza. Allora, era parte della mia domanda, in realtà, proprio anche della mia seconda domanda. Il tema documentario sicuramente è uno dei temi forse più attuali a livello di produzione e di proposta di contenuti televisivi, cinematografici, eccetera. Questo forse anche grazie alla grossa influenza che ha avuto Netflix con tutta la sua proposta incredibile, almeno, ripeto, da consumatori abbiamo visto questo avvento così. Secondo te, considerando il successo di questo format, abbiamo visto The Last Dance di Jordan, con la storia di Jordan di Chicago Bulls, che è diventato in pochissimo tempo la serie più vista su Netflix in Italia di sempre, addirittura ha battuto la Casa di Carta. Altri tipi di documentari hanno veramente milioni di visualizzazioni. Secondo te questo tipo di format può essere il futuro, comunque potrà essere il tipo di contenuto del 2021? Questo secondo me è particolarmente importante anche per chi effettivamente fa azienda, quindi magari poi cerchiamo, prima voglio capire la tua opinione, poi cerchiamo di collegarlo magari al mondo aziendale. Assolutamente, guarda, sarò molto breve. Secondo me è un tipo di contenuto che, anche se non ci fosse stata la pandemia, avrebbe probabilmente vissuto un nuovo periodo d'oro, o quantomeno un nuovo interesse che non fosse strettamente di nicchia. Perché, come giustamente citavi tu, Netflix, ma anche Disney Plus, con tutto il pacchetto nuovo che ha inglobato all'interno della propria azienda, hanno la possibilità di rendere i documentari dei contenuti di intrattenimento veri e propri, e che quindi non è più il documentario, diciamo, propedeutico a un tipo di comunicazione televisiva alla Super Quark, che quindi chiaramente diventa un prodotto di nicchia, ma sono diventate delle docu-series o quasi delle serie a tutti gli effetti ormai, con un nuovo tipo di storytelling che però è necessariamente legato a doppio filo con il documentario, che li rende molto, molto popolari, molto pop in senso quasi culturale, no? Per cui questo sicuramente sarebbe successo, a mio avviso, lo stesso.
nel breve periodo, visto le difficoltà che sicuramente dovranno affrontare i set di tutto il mondo, eccezione fatta per la Lettonia probabilmente, o l'Islanda, però diciamo, adesso a parte le battute, in tutto il mondo comunque ci saranno sicuramente tantissime difficoltà per la ripresa di questo tipo di business che non morirà mai, questo è evidente. Ma è una situazione, come ti dicevo prima, temporanea, per cui secondo me i documentari hanno di per sé una fattibilità legata a questo tipo di difficoltà molto più alta rispetto a una serie TV o un film. Pensare di fare un Gomorra adesso, fare un documentario come Tiger King, è chiaro che è molto più semplice Tiger King nel rispetto di tutte quelle che potrebbero o saranno le regole da rispettare per... penso i prossimi, spero non troppi mesi. Quindi diciamo, allora, potrebbe essere questo qua effettivamente anche un, come dire, uno sfogo interessante, potenziale per comunque le aziende, come ti dicevo, secondo me potrebbe essere qualcosa da collegare anche a un tipo di comunicazione nuova per le aziende, perché chiaramente non è, a parte è tutta la parte, diciamo, di sponsorizzazione e product placement, dove effettivamente le aziende hanno sempre messo il loro gettone, no? Dei film, certo, eccetera, però tendenzialmente un'azienda non è mai arrivata a produrre o a coprodurre un film, però un documentario forse potrebbe essere interessante, cioè te la butto un po' come provocazione, però magari mi immagino un'azienda, una grande maison della moda che, come è stato magari nel caso adesso, poi non so che collegamenti ci sono stati fra aziende e produzione cinematografica nel caso del Diavolo Veste Prada, però al di là del product placement mero e fine a se stesso, però potrebbe essere proprio un'idea di creare l'azienda che contatta un producer e creano insieme un contenuto che è più di tipo documentario, lato documentario, sull'ambito, sull'ambiente, sul mondo dove quell'azienda è protagonista. In questo caso, secondo te, potrebbe essere un'idea? Assolutamente sì, anche se poi ovviamente il documentario difficilmente si condiziona il proprio contenuto in funzione di chi lo finanzia, quindi sicuramente certo, deve essere una partnership a 360 gradi e di conseguenza secondo me non è impensabile che un brand, un'azienda possa diciamo partecipare o anche solo sponsorizzare dei contenuti che magari analizzano il proprio settore, che mettano in risalto quel settore, non necessariamente il brand in sé per sé, perché sennò diventerebbe un branded content a quel punto, che è un altro filone, però sicuramente può sponsorizzare magari un brand, può sponsorizzare un documentario su un settore che è sconosciuto, comunque sui quali possono esserci molti pregiudizi o luoghi comuni, per approfondire la materia del suo business e di riflesso quindi il suo business. Questo sicuramente è possibilissimo. Bello. Soprattutto da vedere se sarà così, ecco, perché poi anche i produttori sono molto gelosi, insomma, di far entrare i brand. Certo. Per quello ti dico, deve essere proprio un'unione anche di intenti, non solo economiche. E deve esserci anche una bella storia da raccontare, giustamente, come ci fanno notare nella chat, perché chiaramente non può, perché sennò si rischia di sfociare in contenuti non di qualità e non credibili, soprattutto, no? Ma infatti se guardi, appunto, tu citavi prima The Last Dance, io ti citavo Tiger King, prima ancora che degli ottimi documentari sono delle storie pazzesche. Infatti Michael Jordan, vabbè, parla da solo il suo nome, però, sì, no, però nel mondo il rapporto che c'è stato dietro è stato, certo, rapporto produttivo, cioè nel 99 loro avevano, senza alcuno scopo ancora evidente, hanno iniziato a girare del materiale che poi a distanza di 20 anni si è rivelato non utile di più. Chiaramente Michael Jordan è un personaggio che si porta dietro dei brand, quindi come vedi è un filo sempre collegato, non è mai scollegato, sta tanto anche per esempio nei personaggi che scegli, che quelli di per sé ti portano dei brand su cui possono investire i brand per la rilevanza a livello di immagine che un prodotto può dare a un personaggio. Quindi ci fanno notare effettivamente come Chanel l'abbia fatto con una sfilata di Karl Lagerfeld, esatto, il documentario su Netflix. Io onestamente non l'ho visto. Non l'ho visto neanche io, ma lo conosco. Ma di per sé, infatti, ci sono diversi, per esempio, anche diversi documentari sulla Formula 1, che senza entrare nello specifico di determinate scuderie, però di certo, fatto però è come comunque se... anche nel mondo delle aziende, dei brand, in realtà di storie da raccontare, secondo me ce ne sono e ce ne saranno tantissime, quindi non credo anche che sia... Perché sono collegate anche lì a personaggi storici, per esempio, se facessero un documentario su Donatella Versace, è evidente che non è
spudoratamente legato al brand, ma è ovviamente inimmaginabile che non ci sia un risvolto economico per il brand per la visibilità che il documentario tra l'altro comunque qualche film nel corso della storia in realtà l'abbiamo visto, no? Mi pare che, di aver visto quello su Yves Saint Laurent, se non sbaglio, qualche anno fa. Poi no, vabbè, ovviamente hanno fatto quello sul McDonald's, quindi due mondi completamente diversi, però dove comunque un'azienda, una storia, un personaggio vengono raccontati ed è un modo per, anche per far avvicinare le persone, il pubblico, a quello che è il DNA di fatto di un'azienda e non, che non, magari non è solo prodotto o quello che vende, insomma. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, veramente spunti super interessanti secondo me. Io ho un'altra domanda che è sia una curiosità a livello consumer, quindi che può interessare chiunque, sia in realtà una domanda legata al mondo sempre del business, che è quello che ci preme un po' di più. La domanda è sulla distribuzione. Allora, il tema è, oggi i cinema sono ancora chiusi, se non sbaglio. E sono stati 15 chiusi, giugno. Fino al 15 giugno, esatto. Quindi sono stati chiusi da inizio marzo, da metà marzo. E chiaramente, cioè, sono degli ambienti dove ancora di più rispetto ad altri settori, altri negozi, se vogliamo, la vicinanza, soprattutto tra le poltrone, o comunque il fatto di avere tante poltrone occupate fa la differenza, perché più poltrone occupate hai, più vendi biglietti, e quindi è l'unico modo per... Tra l'altro tante catene, tanti cinema in realtà negli ultimi anni comunque hanno fatto fatica a rimanere a galla per più ragioni, quindi... È un momento abbastanza critico e cruciale, no, per questo settore. Come, secondo te, come può evolvere questa situazione da qui ai prossimi mesi e addirittura magari se hai già una visione anche nei prossimi anni? Te lo chiedo, lato consumatore, se andremo ancora al cinema come ci andavamo prima, secondo te? Detto che, ok, ho capito che tu hai una visione positivistica, diciamo, della cosa, quindi... Secondo te torneremo comunque alla normalità, però se è fruibile allo stesso modo, se è fruibile secondo te allo stesso modo il cinema come in questa situazione come lo era prima, o se secondo te no? E poi soprattutto a livello business è importante secondo me capire come, perché comunque è un canale di pubblicità quello del cinema, se effettivamente continuerà a essere tale e se continuerà a far parte, diciamo, di una... di un piano editoriale di un'azienda, dove prima magari prevedeva l'out of home, la TV, il digital, eccetera, e metteva anche il cinema. Se il cinema viene messo, diciamo, gli viene messo una X sopra e magari si prende quel budget che prima era previsto lì e lo si mette tutto sul digital. Ma guarda, allora, fortunatamente i cinema riapriranno il 15 di giugno, almeno questa è la situazione al momento. E credo che in determinate regioni sia anche un po' tardi, perché in realtà si poteva fare prima, senza voler far polemica, però sono stati aperti tanti altri luoghi di ritrovo che sono molto meno, diciamo, tracciabili a livello di prenotazione online, piuttosto che altro, come invece il cinema. Però questo è quanto. Chiaramente il periodo estivo è sempre stato un periodo un po' nemico del cinema indipendente o comunque nazionale, nel senso che il periodo estivo è terra dei blockbuster, obiettivamente, per cui credo che tutto sommato la stagione che sta venendo non sia a livello di costo-beneficio una grande perdita per il cinema italiano. Quello che purtroppo è molto a rischio è la fase autunno-inverno, dove invece il cinema locale nazionale, basti fare l'esempio appunto di Checco Zelone, che esce sempre puntuale il primo di gennaio, è proprio territorio del cinema italiano. Io credo che appunto sia una situazione temporanea, che quindi nell'arco di 12 massimo 18 mesi a essere negativi si potrà tornare al 100% alla normalità. Il problema è che non so quanti cinema, perché molti cinema sono degli imprenditori piccoli che hanno magari una o due sale, perché tutti quando parliamo di cinema pensiamo ai grossi UC Cinema o le catene ormai con di 16-18 sale, quelli non credo che faranno fatica a sopravvivere. Sono i piccoli imprenditori ovviamente quelli più colpiti dalla pandemia, e questo vale anche per il cinema. Sicuramente non credo che cambierà nel lungo periodo il mercato cinematografico, da una parte a livello produttivo, appunto quello che interessa a noi, e da una parte, come giustamente dicevi tu, quello pubblicitario delle aziende. Sicuramente si sta facendo una conversione in questo periodo ed è già successa, nel senso che alcuni film, come ti dicevo all'inizio, che dovevano uscire proprio a ridosso dell'inizio della pandemia, sono stati distribuiti tramite le decine di
di piattaforme che ci sono adesso a pagamento con un prezzo che fosse, diciamo, più o meno indicativo rispetto a 2-3 biglietti del cinema come ordine di grandezza, ma che ti permettesse da te di usufruire un cinema totalmente inedito, un film totalmente inedito, e al produttore e distributore comunque di non andare totalmente in perdita. A livello pubblicitario, questo sinceramente è una domanda da $1 milioni, nel senso che dipende tutto appunto da come saranno i prossimi mesi. Io non credo, vista anche l'atteggiamento che hanno avuto le persone in queste, ci sarà paura ad andare al cinema, sinceramente, perché non mi sembra che ci sia stata in questi giorni, e non credo che ci sarà, sarà sempre meno. Chiaramente il cinema dovrà ridurre, come hanno fatto i ristoranti, come hanno fatto tutti i locali, la capienza. Però se pensiamo a sale da 200 posti, ridurla a 80 persone, comunque c'erano tante sale che non arrivavano comunque a 80 paganti. Per cui secondo me a livello pubblicitario potrebbe non influire così tanto. Quindi comunque da considerare. Probabilmente ci sarà temporaneamente una piccola riconversione e ritorno alla televisione, che viceversa ha avuto grandissimi ascolti in questo periodo, come era immaginabile, e per cui potrebbe esserci temporaneamente una virata per tornare al passato verso la televisione, poi magari col tempo, e se il mercato resisterà, cosa che mi auguro e credo, tornare al cinema anche a livello pubblicitario. Però non credo che a livello, diciamo, numerico e di importi potrebbe influire così tanto sul medio periodo. Certo, sul brevissimo, sì. Perché quello prova, tanti blockbuster americani, basti fare il caso dei film Marvel che erano previsti in quest'estate, sono stati rimandati di un anno. Quindi anche come volumi, anche se riaprissero adesso i cinema, non credo che ci sarebbe chissà che volume di purtroppo, no, infatti, spettatori. Per cui credo che sarà lì, sì, solo frizzato, mi auguro, e credo, perché è una questione anche culturale, il cinema non è solo imprenditoria, insomma. Allora, ti chiedo l'ultima cosa, perché veramente abbiamo, secondo me, dato un quadro molto, molto generale e molto approfondito della situazione e anche del tuo mondo. Ti chiedo, allora, tu come, diciamo, come lavoro, come professionista, ti offri, ti interfacci anche con le aziende, con dei professionisti di un altro tipo che magari hanno bisogno di capire come fare un certo tipo di storytelling, come fare un certo tipo di produzione? Cioè, voi andate dalle aziende e dire: guardate, se volete veniamo a fare del training, non lo so, sto sparando. Allora, come curiosità, cioè, dov'è che vedi le connessioni vere, reali, tra il mondo, diciamo, più aziendale? Perché io vengo da lì, poi in realtà penso anche a dei professionisti che magari sono dei freelance che devono fare delle produzioni per qualche altra azienda. Certo. E quindi, cioè, dov'è che è il collegamento fra questo mondo e il vostro? Ma guarda, io ti faccio un paio di spunti. Perché in realtà, giustamente, tu mi parlavi di pubblicità, ma se pensi, già le piattaforme hanno ucciso quello che era la pubblicità convenzionale, nel senso che tu vai su una piattaforma proprio per evitare la pubblicità, no? Per cui, per quello ti dico, sotto l'aspetto pubblicitario, secondo me potrebbe non influire più di tanto la pandemia, perché era già stato messo, ridiscusso, diciamo, era già stato ridisegnato il rapporto tra aziende e contenuti storytelling. A me è capitato, per esempio, l'anno scorso, come libero professionista, diciamo, di scrivere un branded content, e secondo me quello è il tipo di pubblicità che si stava creando molto forte e che diventerà sempre più forte. Punto primo, perché sono prodotti estremamente semplici da produrre e che quindi potrebbero facilmente, diciamo, rispettare quelle regole che stiamo tutti aspettando del settore, perché sono set più piccoli, sono troppo più contenute e sono prodotti più corti, brevi e immediati, sia da fare che poi anche da usufruirne. Dall'altro lato, i branded content sono anche investimenti molto più sicuri, perché hai la possibilità di includere anche determinati testimonial, insomma, li puoi sfruttare liberamente, e quindi è un prodotto al 100% dell'azienda che lo finanzia, diciamo. E questa è una cosa che sta succedendo non solo nel mio caso specifico, ma anche a grandi produzioni che stanno facendo dei contratti, anche a noi è capitato, con dei brand o comunque delle aziende economicamente volevano investire in nuove forme di pubblicità che non fossero pubblicità mere a se stesse, che ormai abbiamo quasi un po' perso, cioè abbiamo ancora l'odio per la pubblicità, quella fine a se stessa, no? Che è figlia della TV, dove c'era troppa pubblicità. Però il contenuto
se è bello, che sia brandizzato o meno, non dà fastidio. E questa cosa negli ultimi 2-3 anni è stata sempre più in crescendo, e che credo che anche appunto per le difficoltà produttive che avranno e altri tipi di contenuti potrebbe essere la chiave di volta per questo medio periodo, breve periodo dei prossimi 12 mesi. Si potrebbe investire molto, molto lì, sia a livello produttivo che a livello di brand, per avere un rapporto, diciamo, tra costo e beneficio il più alto possibile a favore di entrambi. E l'ultima cosa che volevo chiederti a tal proposito, prima di salutarti, è un investimento di questo tipo, un ragionamento di questo tipo, lo possono fare solo aziende enormi, multinazionali, così, o lo può fare anche una piccola azienda che effettivamente capisce che tipo di meccanismi, che tipo di ragionamenti fare e si mette a produrre o comunque a investire in questa direzione? Secondo Ma te, ovviamente. Allora, diciamo che come in tutte le cose della vita, a ogni portafoglio c'è un'occasione, ovviamente, quindi dipende tutto da che cosa si pretende di poter fare. Ci sono tante realtà anche di diversa dimensione, se per questo, non solo da parte del cliente, ma anche da parte del, diciamo, fornitore, in questo caso, che è la produzione. Società molto grosse chiaramente si interfacciano con clienti molto grossi perché hanno dei costi di struttura superiori, per cui un costo episodico al minuto, come si vuole quantificare, superiore, è sicuramente un dato di fatto. Ma ci sono tante anche realtà piccole, o anche l'influencer marketing, che non è l'influencer in sé per sé, ma sono i creator, le piccole società, i piccoli collettivi creativi che possono autoprodursi determinati contenuti e hanno un impatto a livello pubblicitario di marketing decisamente superiore a una pubblicità fine a se stessa, e quelli sono a buon mercato rispetto a quelli che possono essere i budget per una fascia oraria decente in televisione. Leggevo qualche giorno fa delle statistiche per cui una startup su due comunque investe su contenuti di questo tipo, cioè contenuti brandizzati ma che non siano contenuti strettamente solo pubblicitari. Certo. O comunque in generale più del 60% delle aziende investe adesso, di qualsiasi dimensione, dalla piccola media impresa alle multinazionali, come dicevi tu, ma anche appunto alle startup, come ti citavo prima, investono in questo tipo di contenuti che sono tutto sommato a basso costo, possono essere usufruiti su tutti i canali, quindi niente toglie che poi vadano anche nello spazio pubblicitario tradizionale. Certo. Però ti stai raddoppiando le possibilità, ecco, a un costo nettamente oggi inferiore rispetto a quello che è invece un investimento più importante con spot molto pomposi, che era un po' il marketing di qualche decennio fa. Ormai sì, è passato. Ormai in parte è superato, anche se qua e là ci sono delle eccellenze come Campari, che ha fatto degli spot bellissimi con registi di super grigio. Però vabbè, è un altro pianeta, un altro pianeta. Quelle sì sono multinazionali, ma è un altro tipo di marketing ancora, cioè faccio il prodotto bello perché si parli del prodotto bello. Certo. E quindi è un'altra chiave di lettura ulteriore, ecco. Bene, Romolo, io ti ringrazio tantissimo, spero che siamo riusciti a dare un sacco di spunti interessanti e utili alle persone che ci hanno seguito. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, quindi vi do appuntamento ai prossimi Give Me 5 Minutes. Mercoledì sera alle 19 avremo Matteo Soragna, ex campione della nazionale di basket e oggi telecronista dell'NBA per Sky, e venerdì avremo Vicky Gitto, che è uno dei giganti del mondo della pubblicità. Romolo, ancora grazie, è stato davvero un piacere. Grazie a te, grazie a voi. Allora, buona serata a tutti e ci rivediamo mercoledì. Ciao. Ciao a tutti.